Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una cosa che ho scoperto. È una tecnica di respirazione fantastica. Tutte le volte che vi sentite pessimisti, incazzati, nervosi o qualsiasi altra cosa, vi consiglio col mio cuore di provarla. Si tratta di 3 round di respirazione. Allora, per rendervi le cose più semplici, ho pensato che forse invece che spiegarlo era meglio farvelo vedere. Serve solo una coperta e la volontà di farlo. Io spero che voi lo facciate perché se funziona come ha funzionato con me, starete bene in pochissimi minuti. Dopodiché la vostra giornata potrà proseguire in maniera migliore. Allora, si comincia sdraiandosi e facendo una serie di 30 respiri. Questi respiri devono essere continuati, cioè non devono essere uniti. È molto importante questa cosa. Questi 30 respiri devono essere fatti chiaramente uno dietro l'altro. Quando arrivate alla fine dei 30 respiri, bisogna che voi svuotiate tutta l'aria che avete nei polmoni. E senza aria, così senza aria, ci state per un minuto, dovreste riuscirci. Non è importante né far la gara né cronometrarsi, quindi più state senza quest'aria nei polmoni e più il vostro sangue ottimizza l'ossigeno che gli avete dato. E questo è il beneficio dell'esercizio: ossigenare il sangue, rendere alcalino il corpo e riportare un pochino di equilibrio. Ok, i round sono 3. Perché sono 3? Perché il corpo ci mette un po' a riossigenarsi, però una volta che ha catturato questo ossigeno nel sangue, lì rimane ed è tutto vostro. Quindi io mi auguro proprio che voi lo facciate. Il padrino, diciamo, ideatore di questa tecnica si chiama Wim Hof. Ora io non so. Qualcuno parla di probabile chiusura del social, quindi io stamattina ho pensato a tutti gli italiani che non sanno l'inglese e che non hanno mai potuto vedere questo soggetto incredibile, spiegare le cose. Ecco, voglio farlo io, però ci provo. Torniamo alla nostra tecnica di respirazione. I 3 round quindi sono composti da 30 respirazioni. Un'espirazione totale e stare espirati più a lungo possibile. Dopo questo si riempiono i polmoni per 15-20 secondi e si risvuotano e si ricomincia immediatamente un altro round. Quindi 30 respirazioni, espirazione, poi si riempiono i polmoni e si ricomincia con le 30 respirazioni. Questo per 3 volte. Vi tremeranno le gambe, vi tremeranno le mani, forse tremerete tutti come una foglia, lasciatevi tremare, va bene, sono tutta tensione che se ne va. Ok? Bene. Non so cosa mi metterò a fare adesso, però sono contenta, perché magari qualcuno oggi farà questa cosa. Ciao!